Buongiorno a tutti, ringrazio infinitamente la GAM per avermi dato la possibilità di essere qui oggi e di parlarvi di un progetto su Eleonora Duse, colei che è considerata la più grande attrice italiana di tutti i tempi. Io mi chiamo Maria Pia Pagani e sto dedicando alla Duse anni ormai di ricerche nell'ambito del mio lavoro universitario e quello che vi presento oggi è un progetto relativo alla possibile ideazione di una mostra che raccolga per la prima volta tutti i ritratti che sono stati realizzati quando ella era in vita. Eleonora Duse è nata a Vigevano, in provincia di Pavia, nel 1858 ed è morta in tournée a Pittsburgh, negli Stati Uniti, nel 1924. Per cui allestire una mostra di quadri che ci presenti il suo viso in questi anni, il suo volto, il suo carisma d'attrice, significa mettere in luce la sua presenza nella pittura italiana ed europea tra fine 800 e inizio 900. La Duse, possiamo dire, è stata la figlia di un pittore mancato, perché suo padre, Alessandro Vincenzo, era attore e era attore perché quello era il mestiere della sua famiglia, lo aveva ereditato a sua volta dal padre Luigi e la Duse quindi era, tra virgolette, figlia d'arte. Però in realtà Alessandro Vincenzo Duse era molto più portato e votato per la pittura, tant'è che negli ultimi anni della sua vita, grazie anche all'aiuto di Eleonora, è riuscito a dedicarsi appunto alla pittura e a spegnersi serenamente, tra l'altro assaporando i primi successi della figlia, che nel momento in cui lui è morto era in tournée in Russia, era il 1891. Allestire una mostra di quadri sulla Duse significa anche valutare quali sono stati i pittori che l'hanno ritratta. Pittori che l'hanno ritratta dal vivo oppure che hanno realizzato dei quadri basandosi su alcune delle tante fotografie che comunque di lei ci restano. Pittori come ad esempio Franz von Lembach, John Singer Sargent, piuttosto che i russi Ilya Repin, Alexandre Valkov, Michele Edoardo Gordigiani, Vittorio Matteo Korkos e molti altri. Ogni quadro ha una sua storia e è possibile anche determinare il luogo di realizzazione di questo quadro e in particolare se è stato realizzato quando l'attrice era in tournée oppure valutare se il quadro rappresenta la Duse come persona o come personaggio, nel senso che molti ritratti la raffigurano anche in costume di scena e quindi da questo si può rilevare quali erano le interpretazioni del suo repertorio in un determinato momento della sua carriera. Faccio un esempio che ritengo particolarmente significativo proprio in relazione alla tournée russa del 1891. In quel momento il pittore Ilya Repin ha realizzato due quadri della Duse, uno che la rappresenta appunto in abiti civili e un altro invece che la rappresenta nel costume di Cleopatra, perché in quel periodo aveva in repertorio Antonio e Cleopatra di Shakespeare. La posa è identica e tra l'altro la Duse è sdraiata su un divano con un'espressione, con una modalità che personalmente ritengo essere molto molto vicina alla descrizione di un personaggio, di un'eroina, di un romanzo dostoevskiano, per cui ci sono tante influenze culturali che anche nei quadri, nelle pose, in ciò che il quadro rappresenta, arrivano. E un'altra ad esempio caso interessante è quello di Franz von Lembach, che è stato tra l'altro il pittore che ha avuto la possibilità di realizzare più ritratti della Duse in assoluto. Ebbene, Franz von Lembach è menzionato in un passaggio interessante nel romanzo Il fuoco di Gabriele D'Annunzio, che sappiamo ha come protagonisti la Foscarina e Stelio Efrena, che sono rispettivamente l'alter ego della Duse e di D'Annunzio. A un certo punto la Foscarina racconta a Stelio di un ritratto che von Lembach ha realizzato di una bellissima nobildonna, la contessa Glaneg, e lo ha realizzato nel momento in cui questa persona era nel pieno fulgore della sua bellezza e degli anni. A un certo punto della sua esistenza questa persona ha deciso di ritirarsi drasticamente dalla scena del mondo e di vivere in clausura totale perché non voleva che le persone la vedessero invecchiare.
Ora, dietro a questo aneddoto c'è un sentimento molto forte. Noi oggi possiamo leggere un sentimento molto forte che ha attraversato nel tempo e negli anni l'animo della Duse, ovvero il fatto di lasciare una traccia sensibile di sé nel mondo. La Duse è stata un'attrice che chiaramente per il periodo in cui è vissuta, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, non aveva a disposizione i mezzi, le risorse, la tecnologia che chiaramente ha a disposizione un artista oggi per lasciare una traccia quantomeno tangibile della propria arte, della propria performance, del proprio carisma artistico. E molto spesso la Duse nelle lettere private con le persone con le quali era in maggiore confidenza ha espresso a volte questa propria angoscia del morire senza lasciare una traccia di sé nel mondo e senza lasciare soprattutto una traccia della sua arte agli spettatori che non avrebbero avuto la possibilità di vederla, come noi del resto oggi, cioè gli spettatori della posterità. E allora, una delle frasi con le quali ella era solita, definire, il suo sentimento del tempo, la sua preoccupazione di fronte all'effimero teatrale, a ciò che avrebbe distrutto la sua memoria nel tempo, era questa frase: "L'attrice passa e non lascia traccia". In realtà lei una traccia sensibile l'ha lasciata perché, esistono appunto le attestazioni scritte, le tante fotografie, il film Cenere che è stato realizzato nel 1916 per la Casa Ambrosio di Torino e appunto i ritratti. I ritratti all'interno della iconografia dusiana rappresentano l'aspetto meno studiato perché non è mai stato fatto un censimento che li elenchi, li raccolga nella loro complessità e che ci permetta appunto di valutare i vari cambiamenti che di ritratto in ritratto, di periodo in periodo, di cambiamento di repertorio, man mano la Duse ha affrontato e vissuto e come gli artisti che hanno avuto la possibilità, potremmo anche dire la fortuna di ritrarla, hanno valorizzato e immortalato appunto questi aspetti. Quindi il progetto che oggi io stessa ho la fortuna di presentare qui si intitola Eleonora Duse, arte e anima di un'attrice. È un titolo che ho pensato in questi termini perché effettivamente una mostra che raccolga i suoi ritratti ci permette a noi spettatori della posterità di approcciarci alla sua anima, alla sua arte e di sentire vicina, di sentire presente, nonostante la distanza del tempo, quella che è stata la sua figura, quello che è stato il suo carisma artistico. Sicuramente cosa rappresenta una mostra in questo senso? Rappresenta una scintilla di eternità, possiamo dire, sì, perché per noi spettatori che non abbiamo avuto modo di vederla, di ascoltarla, tra l'altro apro una piccola parentesi, non esistono registrazioni della voce della Duse perché Cenere è un film muto, chiaramente realizzato nel 1916 e le uniche registrazioni che sono state fatte della sua voce sono purtroppo poi andate distrutte, perdute. Per cui sembrerebbe la Duse una figura tra virgolette muta, in realtà muta non lo è affatto e appunto il fatto di farla parlare attraverso la pittura potrebbe essere effettivamente un modo per ascoltare nel tempo la sua voce e per capire come, nonostante tutto, ella abbia vinto la sfida dell'effimero teatrale, arrivando ancora a dire qualcosa a noi e ai nostri giorni. Grazie mille.